Bene, semifredda al cioccolato. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti qui nella nostra cucina virtuale. Mi raccomando, facciamo un video veloce perché sto bloccando l'osso al cane che fra un po' inizierà a... Arrivare. Allora, ciao a tutti, oggi prepareremo insieme una torta buonissima, un semifreddo al cioccolato con base di amaretto e topping di croccante. Buono, 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 facile, facile, facile. Prima di passare di là però cliccate su iscriviti se non siete ancora iscritti e lasciateci un pollice in su se vi piacciono le nostre ricette, tutte ricette super collaudate, non ce n'è una che non risulti. Parola di Gabriele e Lombardo. Proprio uno schifo in cucina. No, no, anche in quel caso dovrebbero risultare perché sono molto semplici. Brava, brava, allora, esattamente. Spostiamoci di là e andiamo a vedere questo semifreddo al cioccolato come si fa. Ed eccoci pronti per fare la nostra torta al cioccolato, una mousse cremosa e buonissima. Ci occorreranno 100 g di amaretti e un 150 g di biscotti al cioccolato. Poi un 70 g di croccante alle mandorle, un 200 g di cioccolato fondente, mezzo litro di latte più un altro po' ad occhio, vi spiegherò poi perché, 40-50 g di burro, panna da montare, preparato per budino al cioccolato, l'ingrediente X, e poi zucchero. Io ne metterò un 3 cucchiai, ma poi vedrete insieme durante la ricetta, vedrete insieme a me. Cominciamo subito. Per prima cosa prepariamo il budino, quindi in un pentolino a sponde belle alte versiamo il contenuto della busta e prima un 100 ml di latte per fare sciogliere appunto il preparato e poi i rimanenti 400 ml fino a raggiungere appunto il mezzo litro. Poniamo sul fuoco fino al bollore. Nel frattempo prendiamo la panna da montare, mi raccomando che sia fredda di frigorifero, prepariamo una chantilly, cioè panna zuccherata. 1, 2, 3 e mezzo, bella dolce, e montiamo. Ok, bella e montata. Nel frattempo il nostro aiutante sta facendo bollire il budino. Da quanto bolle, chef? Non ha vita, da quanto sono nato, okay. Bolle. E allora è giunto il momento di spegnere e buttiamo dentro i due cubotti di cioccolato e facciamoli sciogliere dentro al preparato per il budino. Gnammi. Dopodiché lasciamo riposare il budino sino a quando arriverà una temperatura non troppo alta, cioè smetterà di fumare, sarà quasi a temperatura ambiente. A quel punto lo riprenderemo. Ok, ci vediamo dopo quando sarà un po' più fresco. In un pentolino facciamo sciogliere dai 30 ai 50 g di burro. All'interno di un robot di cucina metto gli amaretti e dei biscotti al cioccolato. Ne sto mettendo un 150 g. Dai, facciamo 200. E a me il biscotto. E frullo a velocità smodata. Voilà! Approfitto sempre dal robottino e inserisco sempre qui dentro, permesso caro, il poco burro fuso. Do una rimestata e vediamo a che consistenza arriva. E adesso aggiungo del latte. Ne metto da prima un 70 g e poi aggiungo a poco finché non ho una consistenza panetto. Mi sa che ci siamo. Quando non si muove più, di solito. Eh sì, diciamo che può andare bene.
può andare bene. Diciamo che si ammassa, vedete? Fai vedere qui, qui da fuori, come vedete? Quando schiacciate col dito e rimane così bassa, va bene. Tiriamola fuori da qui. Su di uno stampo ben foderato, versiamo ciò che abbiamo triturato. Ah, il contenuto, va bene, non ve le faccio le rime. E schiaccio, creando uno strato non troppo spesso, con questo biscotto. Che vuoi, scerini, biscottini? Eh no. Bene, mettiamolo da parte. Adesso prendiamo il nostro budino, che nel frattempo si sarà un po' raffreddato, e lo spezziamo con le fruste. Perfetto. Spezziamo tutto. Adesso, a poco, uniamo la panna. Ne lascio solo un po' per guarnire la parte superiore. Adesso versiamo. Wow, ma è troppo cioccolatosa. Perché va in frigo. E adesso in frigo per 4 ore prima di servirla. Ci vediamo dopo, perché ancora dobbiamo guarnirla. Per guarnire dobbiamo triturare il nostro croccante. Lo faccio al coltello e poi lo vado a raccogliere per tutta casa con l'aspirapolvere. Lo faccio piano piano con un coltello a seghetto per frantumarlo e lasciare qualche così sfrangiatura. Croccante, residuo di panna e un cioccolatino saranno la guarnizione della nostra torta. Voilà! Dopo un poco di stazionamento, io l'ho messa anche in freezer per abbreviare i tempi. Voilà, quello che avremo sarà questo, una buonissima torta super cremosa al cioccolato. Adesso non ci rimane che guarnirla. Prendo la panna di prima, con una spatola la spalmo su tutta la superficie, prendiamo un po' di croccante . Voi direte: ma è necessario il croccante? Sì, è una delle parti più necessarie della torta, se siete dei buon gustai, perché essendo una torta molto morbida, questa è la parte croccante, appunto, e quindi quel contrasto al palato che soddisfa l'acquolina e poi richiama moltissimo il gusto dell'amaretto di fondo. Quindi è un top e una base che legano un cuore morbido al cioccolato. E adesso bellissima. E voilà, in 448 una torta da mille una notte, da mille una fetta, direi. E allora divertitevi con quello che avete in casa. Io avevo il budino e ho fatto la torta col budino. Fatelo anche con quello bianco, viene buonissimo lo stesso, per esempio col cioccolato bianco e quella bianca, verrà questa una variante è una spettacolare. Ricetta, due cuori e una cappa originale. Vi lasciamo alle foto! E buon appetito! Ciao! Wow. Siamo tornati! Fare questo semifreddo al cioccolato è veramente buono. C'è la parte croccante che si mischia con la parte dolce, con la parte più morbida del cioccolato e con la parte biscottata del fondo. È veramente una poesia, è veramente buono ed è una ricetta originale sua. Come
gran parte delle ricette. Con una cappa. E allora, ragazzi, che dire? Provatelo e diteci che ve ne sembra. È un semifreddo, tra l'altro, bellissimo perché appare come una torta super moderna. Quando lo fate, conservatelo in freezer e dopodiché tiratelo fuori. Mezz'ora prima? No, 15 minuti prima di servirlo. Mezz'ora prima. Meglio. Ascoltate. 20 minuti? Io direi 15. Lui dice mezz'ora. Fate una volta in un modo, una volta in un altro e vedrete chi ha ragione. E allora lasciatelo fuori quei 15-20 minuti e dopodiché. Non hai detto 30, hai detto 15-20 minuti i tempi che hai detto tu. Ma, ti sono venuto incontro, ma sicuramente no. Bene, quindi tiratelo fuori quando e dove volete e noi ci vediamo sempre qui per una prossima ricetta, giusto? Sei pazzo. Giusto? Dillo. Sulle vostre tavole. Brava. Ragazzi, vi mandiamo un grande bacio e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!